Buongiorno. Sto facendo come al solito la mia passeggiata su al parco. Stamattina c'è un'aria molto frizzantina, si è abbassata di colpo la temperatura, si sente già dalla mia voce, però si cammina meglio così. Lo preferisco piuttosto che camminare con il caldo. Con l'aria così si riesce anche a vedere un bel panorama che ora vi farò vedere. Mentre cammino, rifletto, penso, da qualche giorno che sto pensando, questa cosa. Adesso intanto vi faccio vedere il panorama prima di dirvi, vedete, giù si vede il mare, quella striscia azzurra. All'orizzonte, è il mare che abbiamo più vicino, sarà all'incirca 20-25 km. C'è Torvagliani, che poi c'è Anzio e poi si va ancora più giù. Sulla destra invece c'è Roma e quindi Ostia. Bene, sto decidendo, di chiudere il canale. Aiuto! Adesso tutte le mie amiche affezionate che mi seguono, che sono tante, devo dire, perché con 5.000 iscritti poi ci sono le persone che vedono sempre i miei video, tipo Cinzia, Rita che mi segue dal Belgio, Romina, Luciana e tante altre, Daniela, Filomena, adesso siete tante, non posso elencare tutti i nomi. Certo, non posso pretendere che tutti gli oltre 5.000 iscritti siano lì a vedere ogni volta i miei video. Le visualizzazioni dipendono da tante cose, da chi fa una ricerca su internet, di una ricetta e tra tante ricette, appare anche qualcosa che faccio io. Però il motivo, per cui voglio chiudere, il canale. Vorrei, mettiamola così, vorrei chiudere il canale, è che mi ruba anche tanto tempo. Certo, per me è un passatempo e mi diverto anche perché ho iniziato questa cosa per, diciamo, per divertimento all'inizio. Intanto che parlo, stiamo andando a Villa Sforza e vi faccio vedere. I resti del tempio di Giunone Sospita, e sotto c'è il panorama, come vedete, il panorama che abbiamo visto prima, molto bello questo posto, molto suggestivo. Quindi dicevo, per fare un video innanzitutto devo fare, per dire, per fare il pane, devo fare le riprese mentre faccio il pane, io sto da sola, faccio tutto da sola, naturalmente non mi aiuta nessuno. E poi con queste riprese, una volta che la ricetta è venuta bene, pane o dolce che sia, devo montare il video, tagliare, fare dei tagli, mettere degli effetti e poi doppiare perché bisogna poi parlarci sopra per spiegare tutti i passaggi. Scusatemi, nel frattempo cammino. Un po' di fiatone c'è, e quindi tutto questo è molto impegnativo. Quindi per fare un video diciamo che ci vuole una giornata, se non di più. Chiudendo il canale avrei più tempo per me, sicuramente più tempo per dedicarmi magari a qualche sport, non solo a camminare. Andare in palestra, a scuola di ballo ci vado però soltanto una volta a settimana, ho ripreso da poco e dedicarmi di più alla mia famiglia. Come sapete, io sono nonna, ho quattro nipoti, quindi c'è sempre un po' da fare. Però questa cosa mi piace, quindi non lo so, sono indecisa. Ora metterò anche un sondaggio su questo vlog, così mi aiutate a capire un pochino se devo tenerlo aperto o meno.
Questi sono sempre i resti del tempio di Giunone Sospita. Mi trovo su a Villa Sforza, alla Nuvio, naturalmente, il mio paese. Continuando il discorso, poi avete visto che ho inserito la monetizzazione con la pubblicità. Che significa? Significa che YouTube paga noi YouTuber in base alla pubblicità che entra in base alle visualizzazioni, in base ai mi piace, ai commenti, quindi commentate, mettete like, ma è praticamente una cifra irrisoria nel mio caso, perché per guadagnare qualcosa bisogna avere milioni di iscritti e di visualizzazioni, quindi non è il mio caso. Con quello che mi dà riesco appena a comprare qualcosa per eseguire le mie ricette. Naturalmente non è questo il motivo, non è che ho aperto il canale per fare soldi, assolutamente no, non ci riuscirei, non ne sarei capace, non sono all'altezza. Bene, vi lascio con questo panorama di Lanuvio, vedete una delle cinque torri, il campanile storico e giù c'è il panorama dove si riesce a vedere anche il mare. Ciao a tutti, un bacione e mi raccomando, adesso inserirò il sondaggio, ci sentiamo là.